L'altra cosa che vedo, appunto, e vedo che tu mi hai preceduto, è che però da tutto questo mare magnum di fenomeni resta fuori l'antiriciclaggio, Non se ne parla mai, non se ne parla mai. nonostante la frode, che Si è arrivato dal presupposto. punto di vista penale possiamo essere la malversazione ai danni dello Stato, la ricezione di cose, quindi. I reati di frode siano dei reati presupposto del riciclaggio. Come tu sai, Massimo, il riciclaggio, possiamo che dirlo, è un reato strumentale di secondo livello, cioè quello che si punisce il fatto è il riutilizzo, è il tentativo di ripulire risorse finanziarie che hanno una provenienza illecita. Quindi io ho commesso una serie di reati che si chiamano reati presupposto, corruzione, evasione fiscale, frodi, attività criminali della mafia, quindi queste attività generano un guadagno, quindi soldi, che però sono soldi sporchi, e quindi quello che viene punito dal reato, dai reati di riciclaggio è il tentativo di nascondere la provenienza illecita, anche con l'intervento e soprattutto con l'intervento di soggetti terzi. E la normativa antiriciclaggio serve proprio per smascherare, no? Poi tutte queste attività. Quindi, se noi abbiamo una frode, in realtà potremmo immaginare che poi questi i soldi uno cerca di riciclarli. Quindi, se io rubo dei soldi pubblici, poi magari li porto, non so, in un paradiso fiscale, oppure ancora che magari io per riciclare dei soldi creo, costruisco un soggetto giuridico, un'azienda, un'associazione, che proprio attraverso la ricezione di finanziamenti e lo svolgimento di attività ripulisce quei soldi. Ecco, l'antiriciclaggio rimane fuori da questo ragionamento, però ti dico, è una cosa un po' strana, perché non so se tu lo sai, Massimo, perché so che tu ormai pensi soltanto all'antifrode. Ma io ti comunico che l'antiriciclaggio e gli obblighi antiriciclaggio non sono soltanto come dire, un qualcosa che devono fare le banche o i notai o gli avvocati. Anche tutta la pubblica amministrazione ha dei precisi obblighi antiriciclaggio. In particolare, le pubbliche amministrazioni devono segnalare soggetti, operazioni anomale di cui vengano a conoscenza nell'ambito delle proprie attività. Tra l'altro, queste attività sono identificate dalla normativa, quindi sei obbligato a segnalare operazioni che potrebbero nascondere dei tentativi di riciclaggio quando ti occupi di appalti, quando ti occupi di autorizzazioni, concessioni e quando ti occupi di finanziamenti. Cioè esattamente le stesse cose. Quindi è chiaro che se con il PNRR mi arrivano dei fondi, o questi fondi magari li do all'esterno come pubblica amministrazione, difficilmente i soldi usciranno per una donazione, usciranno perché io faccio delle opere pubbliche, L'altro antiriciclaggio, usciranno perché io do dei contributi, riciclaggio, e tra l'altro queste attività, no? Dare contributi oppure acquisire lavori o servizi, sono a questo punto esposte a un rischio di frode, a un rischio di corruzione, perché sappiamo benissimo che i contributi contributi e lavori sono aree a rischio di corruzione e a un rischio di riciclaggio. Quindi Quindi abbiamo vieni alla mia posizione, che ci sono almeno tre fenomeni da tenere un sotto. filotto, È esatto. esatto, che tutta questa bontà del destinatario è più una rappresentazione piuttosto enfatica della situazione reale, insomma. Però abbiamo questo filotto, come dicevi tu, di sistemi che bisogna in qualche misura mettere insieme, no? Noi abbiamo provato, Andrea, a mettere un pochino, fare un po', a costruire, a divertirci a costruire questi sistemi. Nell'anticorruzione, diversamente dall'antifrode, una cosa che salta subito agli occhi è una certa, come dire, genericità dell'output, no? Mentre nell'antifrode è molto chiaro che cosa deve venire fuori da questo sistema, no? Il recupero Sì. delle somme. E anche nell'antiriciclaggio è chiaro, cioè alla fine tutto il sistema deve produrre una comunicazione di segnalazione sospetta che poi la WIF, l'unità Cioè di alla contrasto. Banca d'Italia, che a sua volta poi
si attiva per, esatto, dire, per far intervenire la Guardia di Finanza o la direzione investigativa antimafia, quindi vuol dire l'organizzazione nell'ottica dell'antiriciclaggio identifica, segnala e poi, vuol dire, e poi la UIF che ha sede presso la Banca d'Italia, che attiva gli organi che fanno le indagini. Però nell'anticorruzione, Andrea, questa pragmaticità si perde. Non ce l'abbiamo. Ed è anche uno dei motivi per cui c'è stata tanta polemica intorno all'anticorruzione. Cioè, questo sistema così a volte anche oneroso, no? Cosa produce alla fine? Allora, se noi andiamo a vedere le sacre scritture, nel senso, la legge 190 e il PNA del 2013, noi abbiamo nel PNA 2013 identificato tre obiettivi, no? Quindi far emergere situazioni di corruzione, mettere, diciamo, dei paletti per non farli emergere, ma soprattutto andare a creare un contesto sfavorevole alla corruzione. Allora, se questo per esempio è l'output o l'outcome finale, no? E beh, come si misura creare un contesto interno sfavorevole, quindi rafforzare il contesto interno? No? Noi ci abbiamo ragionato tanto con le famose sette qualità, no? Ma quale strumento di misurazione abbiamo per capire se però l'amministrazione ha creato... La verità è che noi non ce l'abbiamo, Massimo. Attenzione, partiamo dal... perché le cose non sono casuali, perché come puoi vedere l'anticorruzione è debole alla fine, ma poi anche l'antiriciclaggio è debole, no? Probabilmente anche i sistemi antifrode hanno delle debolezze, no? Non però ancora non lo sappiamo. Noi non, nel senso, non essendo degli esperti, espertissimi di antifrode, non sappiamo se poi l'anello debole nei controlli interni oppure se è l'anello debole nel recupero delle somme. Però, come dire, quello che caratterizza l'anticorruzione è stata una scelta del legislatore, che è stata proprio una scelta di campo in particolare. Cioè, i sistemi antifrode, i sistemi antiriciclaggio, a un certo punto, come dire, chiamano in causa i reati. Il sistema antifrode è un sistema che serve per attivare poi il recupero delle somme, però attraverso anche eventualmente l'intervento della polizia. Quindi vuol dire, io voglio prevenire un reato, esatto. Anche il riciclaggio, per quanto la stessa, anche la definizione di riciclaggio sia molto, molto generale, perché diciamo, i reati, cioè in Italia abbiamo il reato di ricettazione, di riciclaggio, di autoriciclaggio, insomma ci sono tanti reati, però c'è una definizione, e vuol dire questa pulitura dei soldi è un reato, e quindi il sistema serve per poi consentire alla UIF di attivare gli organi inquirenti che poi cercheranno di identificare e di punire i reati. Nel caso dell'anticorruzione invece si è voluto proprio dividere le due sfere. Cioè, del reato di corruzione si occupa la magistratura, no? E invece la pubblica amministrazione deve fare una sorta di azione virtuosa per rendere il proprio, per far sì che il proprio contesto sia un contesto in cui il seme della corruzione difficilmente attecchisce. Perché ancora una volta l'idea era che la fonte di rischio fosse l'agente pubblico brutto e cattivo con i suoi interessi, oppure i processi, cioè c'è corruzione perché lavoriamo male. Allora, ovviamente, guardando questi tre schemi a 10 anni dall'entrata in vigore della 190, a me verrebbe in mente, beh, ma sarebbe stato molto più intelligente dire che abbiamo recupero somme, comunicazione alla UIF, arresto i corrotti, cioè ANAC avrebbe potuto avere anche una funzione simile a quella della UIF. Se io come organizzazione identifico delle situazioni di rischio, segnalo ad ANAC, che a sua volta... E non una funzione ispettiva verso i responsabili anticorruzione, ma mentre noi oggi abbiamo ANAC, verso i responsabili dell'azione, dell'atto. Visto che io però sarebbe andata una sovrapposizione, poi la perdisco. Il tema qual è? Visto che in qualche maniera l'anticorruzione... che ovviamente questo, come dire, questo l'obiettivo era un obiettivo virtuoso, cioè si voleva in qualche maniera superare un po' l'idea che la corruzione tu la
la puoi combattere, la puoi prevenire soltanto arrestando i corrotti. Ricordiamoci che noi siamo il paese di Tangentopoli, io ti parlo da Milano, la città di Tangentopoli, no? Allora, visto che si è visto negli anni 90 che in realtà una politica soltanto repressiva non era servita a risolvere il problema della corruzione, qualcuno ha detto, beh, allora proviamo a lavorare in prevenzione.